oggi nuovo video di The Sims 4 e vi ricordo che grazie al sito in IBA potrete acquistare The Sims e le varie espansioni con un ottimo sconto attraverso il mio codice LIF, quindi L-I-F. Mi raccomando, non imbrogliatevi con la parola LIFE del mio canale, ma adesso vi lascio al video. Ragazzi e ragazze, e bentornati nel canale. Come avete letto dal titolo, oggi finalmente andiamo a realizzare su The Sims 4 la casa della famiglia magica, in modo poi da poterci giocare dalla settimana prossima. Ho deciso per il momento di far uscire un episodio a settimana, però se vedo che piace molto, allora magari potrei passare anche a due a settimana. Quindi diciamo che è tutto da vedere. Bene, 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 ma cosa ho combinato ieri quando ho realizzato questa casetta? Innanzitutto, per chi non sapesse nulla sulla famiglia magica, abbiamo la mamma che si occuperà di magia verde, quindi dedicata alla natura, il papà in generale magia bianca, ma nello specifico pietre e cristalli, mentre la figlia sarà specializzata in divinazione. Quindi in questo video vi ho fatto vedere solo la realizzazione di queste tre camere, che diciamo sono le principali. Le altre le ho comunque realizzate però separatamente, quindi non con la registrazione, però nella parte finale del video ve le faccio vedere comunque. Anzi, a proposito, oggi devo cercare di abbellire un po' il giardino perché come sta messo ora diciamo che è un po' terribile. Quindi raga, io adesso vi lascio alla realizzazione della casa con la musica in sottofondo e noi ci risentiamo qualche minuto prima della fine del video, così vi svelo anche qual è la mia camera preferita. Pronti? 3, 2, 1, via! Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes, they know
just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Rieccoci qui nella parte finale del video. Allora, innanzitutto, in generale sono soddisfatta della casa, anche se non è del tutto completa. Mancano ancora molti dettagli, però per il momento va bene così. Poi col tempo ci aggiungeremo altro. Per quanto riguarda la mia camera preferita, vi giuro raga, ero straconvinta che sarebbe stata quella della ragazzina. Invece si è rivelata quella delle pietre di cristalli, poi non so, magari anche merito delle combinazioni di colori, non saprei. Ma ora voglio sapere da voi qual è la vostra camera preferita e soprattutto cosa potrei mettere nel giardino. Quindi nulla raga, io come sempre spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!